Buongiorno ragazzi, sono la preside. Eccomi qua. Ho deciso di mandarvi un saluto audio e video utilizzando gli strumenti della didattica online. Voglio rassicurarvi, salutarvi, dirvi alcune riflessioni, condividere cosa sto pensando in questo momento. E traggo spunto dalle lezioni americane di Italo Calvino per guidare voi e me stessa oltre le nostre paure. Il 6 giugno del 1984 Calvino fu ufficialmente invitato dall'Università di Harvard a tenere delle conferenze. Si trattava in realtà di un ciclo di 6 conferenze in un evento, un'organizzazione, dove gli autori importanti, gli universitari della scienza e della letteratura dovevano intrattenere rispetto al tema poetry. La scelta del tema è stata interamente libera e questo è stato il primo problema che Calvino ha dovuto affrontare. In realtà l'aveva anche mandato un po' in crisi. Il titolo Lezione Americana è stato scelto dalla moglie, Esther Calvino. Ed è un'opera organica ma incompiuta. Delle 6 lezioni, infatti, solo 5 vengono portate a termine, ma non ha importanza perché le 5 che sono state portate a termine sono interessantissime. Ciò che l'autore ha in queste conferenze sviluppato è stata una serie di riflessioni che non concernono solo la letteratura, ma che ci danno uno sguardo sulla vita e sull'esistenza, una prospettiva rispetto al futuro, nel caso suo, in prossimità del cambio del millennio. Commenta Roscioni, che ciò che in particolare Calvino ha evidenziato era proprio quello del tema delle connessioni invisibili e quindi delle interconnessioni che una volta scoperte ci permettono di avere uno sguardo diverso rispetto al mondo. Per la prima volta, quindi, l'autore Calvino non è solo più un grande letterato, ma è anche un esperto di società, di mondo, di cultura, di visione, di utopia o disutopia. Noi stiamo attraversando periodi duri e in questi periodi duri ci scopriamo fragili, proviamo giusto timore, abbiamo bisogno di speranza, ma anche di concretezza. E allora, riferendoci alla lezione sulla leggerezza, è interessante fare riferimento a quello che dice ad un certo punto Calvino, richiamando il mito di Perseo. Perseo, per non farsi pietrificare dalla medusa e tagliare la testa, si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti, le nuvole, e spinge il suo sguardo solo attraverso una visione indiretta. È l'allegoria del rapporto del poeta con il mondo. La forza di Perseo sta nel rifiuto della visione diretta. Si sostiene Perseo su ciò che più c'è, più di leggero. Ma allora la pesantezza è in realtà la leggerezza. Forse le cose vanno al contrario di come ci appaiono. E più avanti Calvino scrive e disse, citando a sua volta il mito di Perseo di Medusa: la forza di Perseo sta nell'avere questa accortezza nei confronti della testa della Medusa. Si trova nella difficoltà, non sa dove collocarla, ha tagliato la testa, le mani sono insanguinate, eppure non la depone in un luogo qualsiasi. Ha la delicatezza di preparare il terreno con un strato di solidi soffici. Appoggia la testa di Medusa, si lava le mani, ma ecco che compare un miracolo. I ramoscelli marini a contatto con la Medusa si trasformano in coralli e le ninfe accorrono e avvicinano ramoscelli e alghe alla terribile testa. Era un momento terribile, è diventato un momento bellissimo. E così, sempre nella lezione sulla leggerezza, Calvino ci richiama il piccolo testamento di Montale. Ora leggete con calma questa citazione, ma a me piace come possiamo sperare di salvarci in ciò che è più fragile. Questa poesia di Montale è una professione di fede,
della persistenza di ciò che più sembra destinato a perire e dei valori morali investiti nelle tracce più tenui. E prosegue Calvino: nei momenti in cui il regno dell'umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Devo cambiare il mio approccio. Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro. Ed ecco che allora si aprono infinite strade da esplorare. Strade in cui ciò che è leggero è pesante, ciò che è pesante è leggero, perché esiste una leggerezza della pensosità. Ma ci accorgiamo che a volte può apparire molto pesante la frivolezza. Mi sto servendo quindi della leggerezza secondo una delle accezioni che sono proposte da Calvino, la seconda, e cioè sto conducendo con voi un ragionamento leggero per mostrarvi, accennarvi in modo leggero, delicato, alcuni spunti di riflessione. Alla precarietà dell'esistenza della tribù, lo sciamano rispondeva annullando il peso del suo corpo, volando, levitando. È una costante antropologica, dice Calvino. La levitazione desiderata, la privazione sofferta. Lui dice: ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci di portarvi. Anche noi, ragazzi, ci affacceremo ad un domani, ma ciò che avremo portato al domani sarà ciò che noi avremo saputo portare in questo domani. L'altra lezione americana che mi piace molto è quella sulla molteplicità. Calvino apre questa conferenza con Gadda e con una riflessione sul concetto di causa. In realtà gli eventi che ci accadono non hanno una causa, ma una molteplicità di causali convergenti che formano come un vortice, un ciclone. Il mondo nel suo caos, pertanto, non può essere riportato ad un ordine, a un sistema. È un nodo, un groviglio, un ingabuglio, un gomito. Ogni minimo oggetto, perciò, è visto come il centro di una rete di relazioni che lo scrittore non può seguire senza perdersi, ma nello stesso tempo vuole seguirle tutte queste piste e moltiplica i dettagli. E moltiplica le descrizioni. Il suo orizzonte diventa sempre più vasto, perché se potesse vorrebbe abbracciare l'intero universo. E allora il romanzo diventa una rete di fatti, di persone, di cose del mondo e ci rimanda tutta la complessità della nostra vita. Se immaginavamo di essere interconnessi, ora lo sappiamo con certezze. Guardate che meraviglia questo baccello di Carrube. Siamo legati. E siccome siamo legati l'uno all'altro, siamo destinati a prenderci cura gli uni degli altri, vicini vicini, come queste primule. E però vivere insieme in armonia è un obiettivo smisurato. E siccome non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima, ci poniamo un proposito che è estremamente ambizioso. Ma che cosa più della letteratura può essere chiamata a porsi degli obiettivi smisurati? La letteratura può far questo, perché ci permette di entrare in orizzonti, in campi e in imprese che nessun altro osa immaginare. Ma la grande letteratura sì. E la stessa scienza ora diffida di spiegazioni generali e di soluzioni che non siano settoriali. Ma la grande sfida è quella della letteratura, che sa tessere insieme diversi saperi. E se nella letteratura medievale si tendeva ad opere che esprimessero l'integrazione dello scibile umano a creare dei compendi, ora invece i libri moderni che ci più amiamo nascono dal confluire, dallo scontrarsi, dalla molteplicità di metodi, di pensare, sono curiosi, sono intriganti. E la rete dei mondi possibili, gli iperromanzi. Calvino si chiede: chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti,
un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato, riordinato in tutti i modi possibili. Ma allora se è tutto così complicato, così complesso, da soli non siamo in grado di vedere fino in fondo quale sia la linea d'azione che indirizza la nostra esistenza. Non possiamo essere sempre autodiretti. Non andremo lontano. Abbiamo bisogno di un confronto con gli altri. Abbiamo bisogno di fidarci di qualcuno. Di superare la paura di esistere. Perché siamo fragili, è vero. Ma confrontandoci e portando dialettica e usando la dialettica con gli altri, riusciamo a rivolgere il nostro sguardo verso un orizzonte più ampio. Perché riusciamo a cogliere la complessità e l'iperromanzo della nostra esistenza. Perciò, ragazzi, sul mento, guardate in alto. Forse l'opera che più mi sta a cuore è un'altra, dice Calvino. Un'opera che ci permettesse di uscire dalla prospettiva limitata di un individuale. Non solo per entrare ad altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l'uccello che si posa sulla grondaia, l'albero in primavera, l'albero in autunno. Non era forse questo il punto d'arrivo a cui tendeva Orazio nel raccontare la continuità delle forme? Superare la prospettiva limitata di un io individuale. Fino al momento precedente, quello in cui cominciamo a scrivere, abbiamo a nostra disposizione il mondo. Quello che per ognuno di noi costituisce il mondo. Abbiamo a disposizione tutti i linguaggi, quelli elaborati dalla letteratura, quelli della scienza. E noi vogliamo estrarre il linguaggio adatto a ciò che vogliamo dire. Il linguaggio è ciò che vogliamo dire. La molteplicità delle storie possibili si rovescia allora nella molteplicità del vissuto possibile. L'unicità del racconto che inizia diventa l'unicità della giornata che ci tocca rivivere. È decisa al risveglio, è decisa nel distacco dall'interminatezza del sonno. Abbiamo riscoperto in questi giorni, costretti all'isolamento forzato, costretti dalle nostre preoccupazioni, quanto siamo esseri sociali. Oltre le nostre paure ci siamo noi, prudenti, attenti alla salute. Certo, ci laviamo le mani, ci igienizziamo, però siamo forti. Siamo forti nella speranza e nella fiducia, perché siamo uniti da legami importanti. Comunque, ragazzi, mi mancate. Beh, nel frattempo, leggete e scrivete. Leggete e scrivete. Leggete le lezioni americane di Calvino. Tessete la vostra storia. Vi saluto tutti. La vostra preside.